sofficissime, profumate e super golose. Queste brioche vanno assolutamente provate quanto prima con un ripieno stratosferico di crema di formaggio e salsa di fragole, ragazzi, di una bontà divina. Consiglio di provarle quanto prima. Prima di salutarvi vi ricordo di iscrivervi al mio canale e gratis attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle mie nuove ricette. Consiglio di condividere i miei video, le mie ricette. In questo modo il mio canale continuerà a crescere. Grazie mille e ora procediamo con la ricetta. Per la pasta brioche procedo versando in una ciotola capiente 400 g di farina. Unisco 60 g di zucchero, la buccia grattugiata di limone, solamente la parte colorata, 10 g di lievito di birra fresco, spezzetto grossolanamente e un uovo medio a temperatura ambiente. Inizio a lavorare con le mani versando 200 ml di latte caldo. Impasto energicamente, ottengo un panetto. E ora unisco un pizzico di sale e 60 g di burro morbido. Lavoro per 3 minuti, il tempo di ottenere un panetto omogeneo e compatto. Copro con la pellicola da cucina, lascio lievitare fino al raddoppio, impiegherà circa 2 ore. Nel frattempo preparo la salsa di fragole, taglio a pezzettini piccolini 200 g di fragole, rimuovo il picciolo. Trasferisco in una casseruola, aggiungo 30 g di zucchero, 20 ml di liquore limoncello, va benissimo anche il succo del limone e 15 g di amido di mais. Aggiungo infine 50 ml di acqua, porto sul fuoco a fiamma dolce e lascio cuocere per 5 minuti, rigirando di tanto in tanto. Una volta pronta la salsa di fragole, lascio raffreddare per bene. Trascorso il tempo l'impasto è ben lievitato, trasferisco sul piano da lavoro leggermente infarinato. Taglio dei pezzi di circa 90 g. Lavoro brevemente ogni pezzo e formo una pallina. Man mano sistemo sulla teglia da forno coperta con carta forno. Non avendo a disposizione al momento la carta forno, sistemo sul tappetino in silicone. Copro con la pellicola da cucina, lascio lievitare per un'ora. Nel frattempo preparo la crema di formaggio. Ho messo in una ciotola 150 g di formaggio fresco spalmabile tipo Philadelphia. Unisco 20 g di zucchero, mescolo bene bene, ottengo una crema liscia e omogenea. Ora che le palline sono ben lievitate, con l'aiuto di un bicchiere immerso nella farina, premo energicamente al centro e ricavo una fossetta. Riempio il centro con la crema di formaggio e la salsa di fragole. Spennello i bordi con un tuorlo e un cucchiaio di latte leggermente sbattuti. Trasferisco le brioche in forno già caldo e statico, lascio cuocere a 190 gradi per circa 20 minuti o fino a quando le brioche risulteranno belle dorate. Una volta fredde, cospargo di zucchero a velo e decoro con foglioline di menta fresca. Ed ecco a voi, miei carissimi amici, le brioche arricchite con crema di formaggio e salsa di fragole. Una ricetta semplice. Sono soffici, deliziose e profumate, sono davvero strepitose, sono assolutamente da provare. Ideali da proporre come dolce da colazione o come una merenda diversa dal solito, che piacerà sicuramente a tutti. Se amate i lievitati, dovete sicuramente provare anche questa ricetta.